Ciao, sono Natalia Fuchs e in questo video ti vorrei parlare dei preparatori HD Nails, dei preparatori che fanno parte della linea HD Nails che puoi andare ad utilizzare con tutti i gel, quindi la procedura che ti spiegherò in questo video sarà adatta ad ogni tipologia di gel monofasico e bifasico che tu troverai sul nostro sito o comunque troverai nella nostra linea HD Nails. Quindi, e in questa linea di preparazione, quindi come funziona? Ovviamente prima di fare una ricostruzione, una ricopertura o un refill, dovrai ovviamente andare a fare una manicure. Quindi una manicure potrai farla in maniera manuale, ma la più gettonata, diciamo che è la più utilizzata e più veloce, è la dry manicure. Se sei diciamo un apprendista, una persona che non sa utilizzare la fresa, per la manicure potrai utilizzare questo prodotto che abbiamo, che si chiama Cutie Cremover. È un ottimo liquido preparatore che rimuove in maniera totalmente perfetta le cuticole, le scioglie e le distacca dalla lamina, quindi alza la piega prossimale e ti aiuta appunto in questo modo a rimuovere totalmente bene tutte le cuticole, perché questo è il primo passo durante la ricostruzione fondamentale, che tu faccia una buona manicure. Se tu non rimuovi bene le cuticole e non fai una buona manicure, avrai sicuramente le problematiche, tantissime problematiche a livello di adesione del prodotto. Perché se il gel, diciamo, viene to a toccare le cuticole, la pelle intorno alle unghie, può creare dei sollevamenti, delle bolle d'aria. E quindi ti invito sicuramente a, come prima cosa, come primo procedimento, di fare una corretta manicure. Se utilizzi la fresa, tanto meglio, se sei già capace ad utilizzarla, oppure vuoi imparare ad utilizzarla, va bene. Se invece non sai utilizzarla, non l'hai mai usata, puoi utilizzare questo prodotto che si chiama Cutie Cremover. Quindi lo applichi tranquillamente sulle unghie, sulle cuticole, e con lo spingipelli vai a grattare appunto le cuticole dall'unghia, si sciolgono, quindi le asporti via con un pad asciutto, le pulisci poi con uno sgrassatore, con il cleanser, asporti via i residui del prodotto e la tua manicure, diciamo, è fatta. Troverai tantissimi video e videocorsi anche su questo sito dove potrai approfondire l'argomento. Se invece usi la fresa, allora questo prodotto non ti serve. Diciamo che questo prodotto va bene utilizzato singolarmente, nel senso che se tu usi prima questo prodotto e poi vuoi utilizzare la fresa, non va bene perché la fresa ha bisogno della cuticola totalmente asciutta e secca per rimuoverla molto bene. Se invece la cuticola è stata già ammorbidita con il Cutie Cremover, la fresa fa fatica a rimuoverla perché diventa troppo morbida e non, le punte della fresa non riescono a portare via i residui della cuticola. A questo punto, una volta fatta una buona manicure, passerai alla preparazione dell'unghia naturale. Quindi andrai ad utilizzare, ti invito ad utilizzare una lima 180 grit, 150-180, e andare a fare la preparazione dell'unghia naturale con la lima, non con il buffer, mi raccomando, perché il buffer è troppo liscio, troppo levigante per creare una buona adesione tra la lamina ungueale e il prodotto. Quindi è importante che tu non faccia troppa pressione. Tu puoi anche usare una lima durante la preparazione, ma è la pressione che conta, la pressione della tua mano. Quindi, se usi una pressione leggera e non schiacci troppo forte sulla lima, non potrai mai danneggiare l'unghia durante la preparazione. Ma la lima ha un grit, una durezza sufficiente per fare una corretta preparazione e, diciamo, creare un'ottima adesione tra la lamina naturale e il prodotto. Una volta fatta, diciamo, la preparazione con la lima, passiamo al primo preparatore che si chiama Nail Prep. È un deidratante, quindi la sua funzione principale è quella di deidratare, quindi togliere l'acqua, tra virgolette, quindi deidratare la lamina ungueale. In più è un disinfettante, quindi disinfetta anche tutta la zona intorno alle cuticole, le unghie e
Essendo a spray, quindi tu lo spruzzerai sulle unghie in maniera abbondante e la spazzolina potrai asportare e rimuovere perfettamente i residui di polvere e le cuticole che magari rimangono all'interno della piega prossimale. Successivamente, dopo aver utilizzato il nail prep, passiamo al primer acido. Quindi primer acido è un primer che deve essere utilizzato in pochissime quantità, non deve toccare la pelle, ma deve essere usato solo sulla lamina. Quindi il corretto suo utilizzo è, una volta aperto, devi sgocciolare bene il pennello, magari prendere un pad e togliere l'eccesso e poi applicarlo in piccolissime quantità solo sull'unghia naturale. Che cosa fa il primer? Primer acido esfolia la cheratina, quindi aiuta, diciamo, a fare la giusta esfoliazione per far penetrare al meglio il prodotto. Questo primer contiene ovviamente l'acido, quindi devi stare attento sia a non toccare la pelle perché sennò brucia, ma soprattutto di non fartelo cadere addosso, perché se fai, diciamo, un movimento sbagliato con la mano e lo lasci aperto e dovesse mai caderti addosso, a questo punto devi subito intanto togliere i vestiti, nel senso che togliere la parte, rimuoverlo, quindi togliere il vestito bagnato dove è caduto, ma soprattutto devi sapere che il suo tampone è l'alcol, quindi non andare mai a lavare il primer con acqua, perché il primer richiede l'acqua e di conseguenza rischi che ti venga un arrossamento, una bolla sulla gamba o sul braccio dove il primer ti è caduto. Invece, se tu metti subito sopra l'alcol rosa, l'alcol classico, riesci a fermare l'effetto, quindi l'alcol fa da tampone al primer. Di conseguenza non è un prodotto pericoloso assolutamente, perché è un prodotto cosmetico, basta utilizzarlo in maniera corretta, quindi, e stare attenti appunto a non farlo cadere. Quindi, una volta che abbiamo spruzzato il nail prep, andiamo a mettere una piccolissima quantità di primer sulla lamina e lo facciamo evaporare molto bene. Quindi l'unghia deve tornare a essere totalmente opaca e sgrassata. Non mettere mai altri preparatori o gel sul primer ancora bagnato, altrimenti rischi di alterare l'adesione. Per aumentare ancora di più l'adesione del prodotto, ti consigliamo di utilizzare anche un secondo primer. Si chiama Base Proteina. Questo primer è un primer non acido, quindi non contiene l'acidità, ma ha all'interno una piccola percentuale di gel che permette di creare un primo strato di aderenza tra la lamina e il prodotto. Quindi sono due primer con struttura totalmente diversa, chimica proprio. Uno esfoglia e l'altro fa aderire in superficie. Di conseguenza, utilizzandoli insieme, riesce ad avere un'adesione ancora migliore. E anche questo prodotto, una volta evaporato l'altro primer, viene utilizzato pochissimo, quindi il pennello sgocciolato e leggero, leggero solo sulla lamina, viene spalmato in maniera totalmente sottile. Tutti e due i primer asciugano all'aria, non devono andare in lampada, quindi questo asciugherà, si evaporerà nel giro di 60 secondi, questo pure. E a quel punto puoi procedere tranquillamente con il primo strato di gel, costruttore, monofasico, bifasico oppure con la base gel se vuoi, dipende dalle situazioni. E così facendo puoi creare il massimo di adesione. Inoltre, ti do anche queste due informazioni importanti. Se hai una cliente che è una donna in gravidanza, ti suggerisco di non utilizzare il primer acido, diciamo che è l'unico prodotto della linea di ricostruzione in generale che va un pochino di più in profondità, se vuoi metterla così. Diciamo che se tu hai delle donne in gravidanza, puoi tranquillamente fargli la ricostruzione, non c'è nessun tipo di problematica, in quanto il gel da ricostruzione è un prodotto totalmente innocuo perché rimane in superficie.
È composto da molecole molto grandi ad alto peso molecolare che sotto la lampada si creano delle catene polimeriche, quindi le molecole si uniscono creando così delle catene, quindi le molecole diventano di dimensioni ancora più grandi. Infatti quando un'unghia si stacca viene via un pezzo intero volendo, come se fosse unghia intera che si stacca proprio perché è un prodotto totalmente superficiale, quindi non aver paura, quindi se hai delle donne in gravidanza e ti chiedono delle informazioni se possono fare gel o meno, ti dico di sì, lo puoi assolutamente fare, è l'unico prodotto che in questo caso puoi evitare, quindi saltare il passaggio del primer acido e passare direttamente al primer non acido base proteina. E stesso discorso per il semipermanente, soprattutto il SoCoF, puoi evitare l'utilizzo del primer, ma andiamo direttamente a mettere il primer non acido. Quindi queste due cose. E un'altra informazione importante che è una piccolissima percentuale di persone, davvero piccola, in 15 anni dalla mia esperienza di unghie, mi è capitato davvero poche volte, ma penso 2-3 al massimo, quando ho avuto delle persone, delle clienti allergiche al primer. Quindi in quel caso la reazione che si crea è un lieve arrossamento e un lieve prurito intorno alle dita. 1-2 giorni dopo la ricostruzione. In quel caso, se dovessi avere questa problematica, una delle tue clienti tornerà e ti contatterà per questo tipo di problema, sicuramente è un'intolleranza, un'allergia al primer. Quindi ti suggerisco di non utilizzarlo, ma passare direttamente al base proteina. Questo non vuol dire che il primer acido e aggressivo e non devi usarlo. Ci sto parlando proprio di delle eccezioni, di piccolissime percentuali di persone sulle quali non dovrai utilizzarlo nel caso riscontrassi il problema. Ma il primer acido in realtà è un prodotto molto utile ed è molto importante perché davvero crea un'adesione molto forte e perfetta tra la lamina ungueale e il prodotto. È un pochino come quando tu vai a fare una pulizia del viso e diciamo, l'estetista ti usa uno scrub all'acido glicolico oppure un altro tipo di cosa che fa, diciamo, agisce come esfoliante. Nel nostro lavoro, in questo caso, noi abbiamo bisogno per far aderire meglio il gel sulla superficie della lamina di un esfoliante ed è proprio questo è il lavoro del primer acido. Quindi utilizzando questi due prodotti in sintonia riuscirai ad avere proprio il massimo di adesione. Spero di essere stata molto chiara e ci vediamo nei prossimi miei video dove ti fornirò altre spiegazioni. Ciao!